Eccoci arrivati, siamo pronti per riaccogliere e farci accogliere con grande affetto da Barbara Marchand. Bentornata Barbara. Grazie, grazie a tutti voi e soprattutto bentornati in questo angolo ovattato che da quest'anno diventerà una vera e propria biblioteca con la sua lunga libreria e mi fa pensare al povero Fabio che si fa fotografare con i libri dietro, ma questa volta è vero, questa volta Questa è vero, questa è vera la biblioteca. I libri ci saranno e come? Allora, io devo fare una piccola premessa in questa prima puntata di questa nuova stagione. Intanto abbiamo cambiato un po' l'andamento dei miei interventi. I miei interventi adesso saranno mirati sulla lettura di determinati libri e vi spiegherò perché determinati libri. Allora, prima di tutto volevo premettere che io non subisco nessun tipo di pressione da parte degli editori. Io sono una vecchia lupa della comunicazione, sappiatelo. Ho lavorato per tanti anni in radio, sono stata sollecitata dai miei direttori per passare questo o quel disco, questa o quella canzone richiesta dalle case discografiche. Bene, sono arrivata alla veneranda età di quasi 73 anni e ovviamente oggi faccio come mi pare. Come mi pare vuol dire che io vi parlerò di libri che mi hanno solleticato, di libri che mi hanno aperto qualche porta, di libri che mi hanno fatto riflettere e spero di poterlo comunicare a voi. Cioè, il mio intento è quello di arrivare alle vostre menti, alle vostre anime, poi mi direte se è vero oppure no, con magari l'estratto di un libro e così cercare di invitarvi a comprarlo quel libro, anche se magari non si trova più perché molti dei libri di cui vi parlerò non sono così recenti, quindi si troveranno sui siti di libri rari. E quindi fatelo, perché se io vi consiglio e di questo pecco di non modestia, vuol dire che è un libro che può aiutarvi nelle vostre ricerche, nel vostro percorso. Non è detto che tutti si debbano fermare alla fantascienza oppure al romanzo di avventura, ma io vi parlerò di tante cose. È ovvio che come prima puntata non poteva mancare il mio tantissimo amato Philip Dick, e quindi di Philip Dick vi parlerò, ma attraverso la voce di qualcun altro, di un autore che è conosciuto nel mondo intero e che ha studiato, lui più di me ovviamente, la figura di Philip Dick uomo e di Philip Dick scrittore. Ve lo dico, ma sì, dai, anche perché nei titoli apparirà. È Emmanuel Carrère. I am alive and you are dead è il titolo originale. Nel 1993, vedete che non vi parlo soltanto di bestseller attuali, quindi gli editori sono messi da parte, io non li sento, non li voglio sentire. Certo, se mi mandano qualche libro lo leggo e poi decido io se parlarne oppure no. Nel 1993, dunque, vi dicevo, Emmanuel Carrère pubblicava in Francia il libro Io sono vivo, voi siete morti, che è la traduzione appunto di I am alive and you are dead, raccontando la vita di questo grande scrittore di fantascienza, per me uno dei più grandi, non dico il più grande perché non mi posso permettere, ma uno dei più grandi scrittori di fantascienza, Philip Dick. Da adolescente, scrive Emmanuel Carrère, sono stato un lettore appassionato di Dick e a differenza della maggior parte delle passioni adolescenziali, questa non si è mai affievolita, un po' come me. Ho riletto a intervalli regolari Ubik, Le tre stigmate di Palmer Eldritch, Un oscuro scrutare, Noi marziani, La svastica sul sole. Consideravo e considero tuttora il loro autore una specie di Dostoevsky della nostra epoca. A 35 anni, spinto da questa inesausta passione, Carrère decise di raccontare la vita vissuta e sognata di Philip Dick. Il risultato è questo libro,
da cui vi leggerò qualcosa oggi, in cui con un'attenzione chirurgica per il dettaglio e una lucidità mai ottenebrata dalla devozione, Carrère ripercorre le tappe di un'esistenza che è stata un'ininterrotta, sfrenata, deragliante indagine sulla realtà, condotta spesso sotto l'influenza di esperienze trascendentali, abuso di farmaci e di droghe, per esempio, deliri paranoici, ricoveri in ospedale psichiatrici, crisi mistiche e seduzioni compulsive. È riversata in un corpus di 44 romanzi e oltre un centinaio di racconti che hanno a loro volta ispirato più o meno direttamente una quarantina di film. Allora, con la sua scrittura al tempo stesso semplice e ipnotica, Carrère costruisce una biografia intricata e avvincente, che è insieme un romanzo di avventure e un nitido affresco delle pericolose visioni di cui Dick fu artefice e vittima. Allora, ci sono tante edizioni di questo I am alive and you are dead, in italiano a firma di Carrère, io sono vivo e voi siete morti. Allora, in Italia è disponibile in una traduzione di Hobby and Work, poi c'è nel 2016 l'ultima edizione, la terza edizione di Adelphi, nella collana Fabula, sono 351 pagine a 19 euro, ma io ho la fortuna di avere con me, perché lo comprai a suo tempo nel 1995, ho l'edizione di Teoria Editore, sempre di Emmanuel Carrère, dal quale vi leggo qualcosa per invogliarvi. Nelle storie che Dick aveva già scritto su questo tema, il protagonista scopriva un segreto riguardante niente di meno che l'ordine del mondo e si faceva in quattro per spiegarlo attorno a sé, senza speranza di essere creduto. Questa volta Phil tentò un altro risvolto drammatico, più inquietante, non più tutti lo ignorano tranne lui, ma tutti lo sapevano tranne lui. Tutti cospiravano affinché lui lo ignorasse. Naturalmente lui si sfianca a spiegare quello che ha capito e riceve il solito trattamento incredulo. La differenza è che questo trattamento fa parte della cospirazione e che i suoi concittadini, seguendo il progredire dei sospetti di Raggle Gum, si dicono «Ai, ai, ai, fuochino, fuochino». Per condurre la sua inchiesta, seguita a sua insaputa dalla squadra di spie, Raggle tenta di lasciare la città, cosa che si rivela impossibile, inesplicabilmente impossibile, come se al di là della periferia non ci fosse più nulla e bisognasse a tutti i costi evitare che lui lo scoprisse. Sta guidando un'automobile e il motore si ferma. Cerca di prendere una corriera e la stazione sparisce durante la notte. Perde la testa. Se accendo la radio, pensa, li sentirò parlare di me, perché io sono il centro di questo universo. Si sono fatti in quattro per costruire un mondo fittizio attorno a me, perché io resti tranquillo. Edifici, automobili, un'intera città. Sembra tutto vero, ma è interamente artificiale. Quello che non capisco è perché proprio io, e quale sia il senso di questo concorso. Chiaramente ha un ruolo vitale per loro, tutto questo trompe-l'œil è stato costruito attorno a esso. Quando credo di calcolare dove l'omino verde apparirà la prossima volta, faccio sicuramente un'altra cosa, in realtà. Loro lo sanno, ma io no. Non racconterò il romanzo fino alla fine, svelerò soltanto la spiegazione del mistero. Giocando d'astuzia, Raggle attraversa le apparenze e accede alla realtà. Una delle prime cose che vi scopre è un numero di Time Magazine del 1997, con la sua foto in copertina sotto il titolo Raggle Gun, l'uomo dell'anno. Ecco che cosa viene a sapere. Alla fine del XX secolo imperversa la guerra fra la Terra e i suoi coloni ribelli sulla Luna, che bombardano senza sosta il nostro pianeta. Fortunatamente al capo della difesa terrestre c'è un genio della strategia.
Agolgam, che per mezzo della riflessione, dell'esperienza e soprattutto del suo fiuto, prevede quasi sempre dove cadranno i prossimi missili, in modo che si possano evacuare le città prese di mira prima della catastrofe. Ma un giorno il peso terribile della sua responsabilità ha ragione della sua resistenza psicologica. Per sfuggirvi si rifugia in un'illusione di tranquillità, gli spensierati anni 50 della sua prima infanzia. Sindrome dell'isolamento, dichiarano gli psichiatri afflitti. Niente da fare per guarirlo. Le autorità terrestri hanno allora l'idea di adattare l'ambiente circostante a questa sua psicosi, di ricostruire un mondo in cui si sente al sicuro. In una zona militare ultra segreta costruiscono una cittadina sul modello delle città americane dell'anteguerra. La popolano di abitanti attori e forniscono a Ruggle un hobby che permetta di sfruttare malgrado tutto il suo talento. Credendo di risolvere i puerili enigmi del giornale, cioè localizzare la prossima apparizione dell'omino verde, trova in realtà le coordinate dei punti di impatto dei missili e così facendo continua a proteggere le popolazioni terrestri, fino al giorno in cui ha un dubbio e con l'aiuto di trascurabili incidenti comincia a ritrovare la memoria. La cordicella della lampada è l'elemento scatenante. Ricordate questa frase: la cordicella della lampada è l'elemento scatenante. Lo ritroverete, la ritroverete spesso nel libro. Non vi fa pensare anche a qualcosa tipo Truman Show? Beh, Dick ne aveva parlato molto, ma molto tempo fa. Ecco, questo è il nostro primo incontro di questa nuova stagione. Mi auguro che vi piaccia questo input per tornare a leggere. Leggere è una cosa straordinaria, una cosa che i giovani magari forse non conoscono più, e mi auguro che grazie a questo piccolo intervento qualcosa succeda anche nelle loro teste. Buonanotte da Barbara Marchand.